Oggi visiteremo una parte di stabilimento del dinamitificio più importante d'Italia del secolo scorso. Visiteremo una parte denominata T4, prende il nome questa parte di stabilimento dal potente esplosivo che veniva prodotto appunto in questa zona qui, e è strutturato su diversi ettari di terreno. All'interno troveremo tantissimi fabbricati, più o meno grossi, che ospitavano i vari laboratori e i vari reparti dove venivano prodotti appunto gli esplosivi e dove venivano eseguite le varie e numerosissime fasi di lavorazione del materiale. Erano presenti ad esempio dei locali impastatrici dove c'erano queste macchine tonde che mescolavano continuamente i composti chimici e servivano appunto a creare una prima parte di materiale che poi veniva successivamente trattato in altre fasi di lavorazione. C'erano dei locali dove i prodotti venivano appunto lavati e raffinati più e più volte per togliere tutte le impurità e c'erano locali comuni come la mensa, ad esempio gli spogliatoi. La fa da padrone però la costruzione più grossa di tutto lo stabilimento, e cioè la centrale termica. La centrale termica era il fulcro dell'attività di tutto il dinamitificio, in quanto erano presenti delle turbine a carbone che alimentate appunto dal carbone producevano elettricità per tutti i macchinari e tutta l'illuminazione dello stabilimento. Come ho detto prima, c'era necessità di lavare, rilavare e lavare ancora durante le varie fasi produttive i prodotti appunto delle lavorazioni. E per fare questo era necessaria una grandissima quantità di acqua. Quindi troveremo all'interno di tutto lo stabilimento una lunga serie di cunicoli, più grandi e meno grandi, che ci accompagneranno un po' in tutta la visita. Il cunicolo principale che trasportava l'acqua, quello più grosso, permette addirittura a una persona di entrare all'interno e di camminarci, sempre ovviamente all'interno. Quindi capite quanto era grosso. Questa parte di stabilimento, dedicata alla produzione del T4, venne costruita nel 1936, quindi ben successivamente ai primi nuclei del dinamitificio che furono costruiti nel 1870, ma in una parte diversa della città, molto vicina a questa zona, ma comunque una zona diversa, una parte diversa della città. Le casupole, le casette, i fabbricati un po' più piccoli hanno semplicemente quattro muri in mattoni e un tetto fatto da delle travi di legno. Sono molto molto semplici perché? Perché erano frequentissime le esplosioni all'interno del dinamitificio e quindi queste casupole dovevano essere facilmente, molto velocemente, rase al suolo una volta danneggiate dall'esplosione e ricostruite. E quindi è per questo motivo che venivano usati materiali abbastanza poveri per la loro costruzione. Abbiamo poi dei nuclei appunto un po' più corposi, come i vari laboratori chimici e vari reparti formati da strutture più solide, più grandi. Probabilmente si tratta di locali dove era molto più difficile che ci potessero essere delle esplosioni e quindi sono stati costruiti appunto diversamente. Il ruolo principale, come abbiamo detto prima, ce l'ha comunque la centrale termica perché è veramente il fabbricato più grosso, più imponente, visibile anche da grande distanza di questo dinamitificio, di questa parte del dinamitificio. Una parte invece molto poco visibile, anzi quasi completamente invisibile, è il bellissimo rifugio antiaereo, dove noi conduciamo appunto l'indagine durante questa esplorazione. Il rifugio antiaereo era previsto perché all'interno dello stabilimento c'erano tantissimi operai, dipendenti che ci lavoravano e quindi in caso di attacco aereo, ovviamente costruito nel 1936,
avevano già previsto il fatto che potesse esserci una guerra negli anni successivi, memori anche di cosa accadde diciamo nel 1915-1918, e quindi costruirono appunto questo grande e bel rifugio antiaereo che a oggi ci arriva perfettamente conservato. C'è ancora un radiatore che corre, due radiatori che corrono lungo tutta una parete a terra, servivano per scaldare l'ambiente, due bagni all'esterno, due locali di servizio e due accessi, come tutti i rifugi. Uno poteva essere utilizzato come uscita di sicurezza nel caso in cui fosse crollato l'altro. Sono speculari i due accessi, sono speculari i due corridoi di accesso, sono speculari i bagni, e così come il locale di servizio dove poteva essere stipato del materiale. Il rifugio, come vi dicevo, si è perfettamente conservato, è veramente una bellissima capsula del tempo, è veramente stupendo, e speriamo appunto che anche a voi piaccia. Dopodiché abbiamo tantissimi cunicoli, tantissimi passaggi, tantissimi tunnel che ci portano ai vari locali, dei locali dove c'erano i forni per cuocere i prodotti chimici, o meglio i prodotti, scusate, della lavorazione, dei locali dove le donne, perché avevano le mani più piccole, confezionavano i candelotti e procedevano quindi all'impacchettarli all'interno delle scatole, dei locali magazzino dove venivano stipate le materie in attesa della spedizione, e ovviamente sparsi per tutta la collina una serie di bagni, tutti distanti e isolati tra di loro. Perché? Perché, come dicevamo, erano molto frequenti le esplosioni e quindi anche i locali di servizio erano messi a riparo il più possibile lontano dai laboratori. Lo stesso stabilimento viene costruito, protetto da una collina naturale, quindi sotto una collina naturale, e i laboratori più pericolosi sono stati collocati all'interno di alcune zone dove è stato sbancalato, diciamo, la roccia, e diciamo, all'interno sono stati costruiti questi laboratori, che risultano completamente invisibili dall'esterno e si raggiungono solo attraversando dei particolari cunicoli che portano all'interno di essi. Sono zone effettivamente proprio nascoste e non visibili, in modo tale che anche qui, in caso di esplosione, i danni potessero essere veramente veramente limitati. Speriamo che questo tipo di indagine fatta all'interno di un ex dinamitificio vi piaccia, e adesso procediamo con il video. Ciao amici, benvenuti sul canale. Oggi le bimbe sono a casa e quindi è un'uscita tra maschietti, e da buon maschietto Davide mi ha portato in un posto dove vanno solo i maschietti, perché qua veramente la vegetazione è alta circa come noi, quindi per arrivare abbiamo dovuto sgobbare un po'. Avete sentito dove siamo, perché prima di questo clip che sto facendo avete appunto potuto ascoltare tutto quello che Davide ci ha raccontato, e lo ha fatto nella maniera migliore, quindi inutile ripeterci. Ma qui partiamo direttamente da
Partiamo direttamente dal rifugio antiaereo Sì. del dinamitificio, Sì. un posto particolare dove c'è stata sofferenza, nel senso che sono morte delle persone all'interno del dinamitificio, in quanto le esplosioni erano comunque frequentissime, si sentivano fino alla città che dista circa 20 km, la grossa città vicino al dinamitificio, ed erano veramente delle esplosioni pazzesche. Sì. Inoltre, un altro fattore che parlando con Corrado ci siamo detti, fattore che sicuramente ha influito nella negatività di questo posto, è il fatto che è un luogo dove si lavorava esclusivamente per l'industria bellica e quindi in effetti dopo la fine della guerra nel 1945 è andato avanti ancora 15 anni lo stabilimento girando la produzione sulle vernici e sui concimi chimici, poi ha chiuso definitivamente. Quindi è un posto dove comunque si produceva morte Eh sì, fondamentalmente. era un posto dove si produceva morte, quindi noi da buoni esploratori dell'ignoto, quali siamo, insomma, anche se con un taglio urbex, scusate, ma ci sono 30.000 zanzare qua, ecco, siamo venuti appunto con la nostra strumentazione per vedere se qualcosa captiamo, insomma, perché comunque, ripeto, qui c'è stata sofferenza e insomma, quindi è il caso che si esplori un pochettino anche sotto quel punto di vista. Una zanzara qua che mi fa un bacino, ok, si vede che mi sono affezionate e niente, partiamo. Ci vediamo dentro. Ok, siamo entrati in questo tunnel che ci porterà e fa un ferro di cavallo e ci porterà nel rifugio. E qui, come diceva prima Davide, c'è stata ovviamente sofferenza perché hanno perso la vita diverse persone a causa del posto, perché non si producevano cose tanto simpatiche, insomma. È questo? Sì, qui abbiamo un bagno, qui è un locale di servizio, probabilmente veniva messo del materiale. Ok, questi stanno anche freschi. E qui abbiamo il rifugio. Ok. Fa effetto, eh? A me mette a disagio star qua, cioè disagio, a pensare a quello che c'è stato qui, cioè non siamo dentro una villa qualsiasi o qualche posto dei tanti che Questo abbiamo era un visitato. rifugio di un posto dove si producevano esplosivi per E poi ci hanno l'esercito. lasciato le penne, appunto, alcuni, esatto, alcune persone. Tanti laboratori, alcuni sono stati documentati perché abbiamo trovato notizia sui giornali dell'epoca, probabilmente all'inizio tanti non venivano neanche documentati perché era Certo. all'ordine del No, no, giorno. beh, ovvio. Mamma come rimbomba, così Fantastico, assordante. sì. Non so se si sente in telecamera, ragazzi, ma c'è un riverbero devastante. Se parliamo in due non riusciamo a sentirci. Vediamo se riusciamo a far. Ah! Mamma mia, un riverbero naturale pazzesco. C'è qualcuno qui dentro? È rimasta l'anima di qualche persona che lavorava qui? Se sì, abbiamo alcuni strumenti che se vi avvicinate possono illuminarsi. Sappiamo che c'è stata molta sofferenza, che sono morte delle persone. Oppure lasciar detto qualcosa.
dentro c'è una... Lì c'è l'altro corridoio. Allora lascio qua nel mezzo perché se solo non studiamo. Sì. E prendo un altro. Ah, non è finito. Qui c'è un altro corridoio identico, diciamo, quello dall'altra parte. Occhio a ferro qui, sì, è giallo grosso. L'altra volta. Porca. Ho tirato una testata. Ah, qui c'è. È finito. Altro bagno. Sì. È un bagno questo. Quindi qua c'è l'uscita. Di là c'è l'uscita? Sì. C'è qualcuno qui con noi in questo rifugio? Qualcuno che ha passato dei brutti momenti qua dentro? Sei stato tu coi piedi? Sì. Ok. Sono leggermente. Sì, sì. No, tra l'altro quando siamo entrati nella parte di là, che poi vedremo, abbiamo sentito un rumore, sì, che sicuramente può essere attribuito a dell'acqua, probabilmente che casca, però ci siamo un attimino, non spaventati, però. Sono io. C'è qualcuno qui con noi? Ah, qui c'è l'uscita? Qui c'è l'uscita, c'è solo questo muro, è stato tirato giù. E l'ingresso è un po' più ampio, nel senso che c'è proprio un punto di raccolta. Sì. C'è qualcuno qui con noi? Qualcuno che è stato qui tanti anni fa, magari? Se c'è qualcuno, vi potete avvicinare agli strumenti che ha in mano il mio amico? Se sentite dei rumori, ragazzi, sono le gocce, eh? Perché qua ci sono alcune gocce che cascano. Non so se può aver senso, magari ci mettiamo dentro il rifugio, abbassiamo un po' le luci e ci sediamo su quella panca, bravo, di cemento. Bravo. Vediamo se qualcuno... Sì, può essere una buona idea. Se qualcuno si fa sentire. Ragazzi, tutti sti rumori siamo noi coi piedi, ma d'altronde ci sono macerie in ogni dove. Per cui... Hai sentito? Allora, o è un gioco di riverberi, ho sentito una voce che faceva ehi, ma femminile. Non ho sentito, cioè sicuramente non ho parlato. No, tu no, ho parlato no, anche perché era una voce femminile. O è stato il rumore del fatto che ti sei seduto e questo rimbombo qui confonde le acque. Però risentiamo, perché ce l'ho sentita netta. Sì. Sembra proprio una voce femminile che dice ehi. Ecco. Ma non ehi normale, tipo ehi, così. Quasi esclamativo. Bisogna sentire qua. Sì, ascoltiamo sotto. Allora, spegniamo le luci. Io adesso metto gli infrarossi. Accendimi un attimo la luce, Davide, per il momento. Ok, spegni pure. Allora passo quasi al muro, lasciamo un filo. No, spegnila pure, tanto io ti vedo. Ok. Tu non spaventarti.
Se vi davano fastidio le luci, adesso siamo completamente al buio. Possiamo interagire con voi? Se ci siete, se siete ancora qui. C'è qualcuno qui con noi che vuole farsi sentire magari? Se vi avvicinate a questa lucina verde, si illumina lo strumento Oppure ne abbiamo un altro che che suona. suona. È qui in questa stanza, vero Davide? Sì. Però sono fuori fuoco, eh? Strana sta cosa. Perché non ci sono picchi di luce che facciano contrasto. Cioè, ero fuori fuoco prima, adesso tu sei a fuoco. Adesso sono a fuoco. Vogliamo provare la pallina che ce Proviamo la pallina, sì. l'abbiamo? Vogliamo provare la pallina? La vado solo a recuperare perché Ah, è nello messo. zaino? Sì. Allora, Ok. Sì, lascio un po' ti tutto, tanto non ne muovo. L'RF dove l'hai messo, lascio Davide? subito lì vicino Ah, ok, alla pallina. no, prima che hai fatto calpestare. C'è qualcuno qui, in questo posto? Fuori fuoco però la macchina, va fuori fuoco in continuazione. Arrivo dalla fuga. Adesso è fuoco. Se c'è qualcuno in questo rifugio che è rimasto qui, può lasciar detto qualcosa nei microfoni oppure passando vicino agli strumenti che abbiamo a terra. Adesso il mio amico ha portato una pallina, la mettiamo al centro del rifugio. Se volete passarci accanto e toccarla, questa si illuminerà. Adesso prima si spegne, potete poi riavvicinarvi. Ok. O la pallina o gli strumenti che abbiamo in mano. C'è qualcuno qui con noi? O rumore o voce. Ancora, ma mi sa che sono gocce, sono cadenzate. C'è qualcuno qui con noi? Oppure c'è una pallina, va fuori fuoco,
strana sta cosa. Un orbs, mamma mia, com'è grosso. Davvero? O è un insetto, ha fatto proprio, accendi un po', ha fatto così. È partito da là e ha fatto così. Per me era una. Però devo dirti la verità, fuori sì, ma dentro insetti. No, io di insetti, c'è cioè di zanzare qui non ne ho viste. Però magari qualcuno è entrata, non possiamo Solo escludere. parlo prima. Se è un orbs era grande come una casa. Guardiamo. Anche perché gli insetti di solito si riconoscono perché. Mi sa che era un insetto però perché andava troppo veloce. C'è nessuno che vuole interagire con i nostri strumenti, che vuole farsi vedere. Abbiamo questi strumenti che si illuminano oppure lo giungeremo che suona. Udite qualcosa? Possiamo sentirvi? Vicino al termosifone, se volete passarci accanto può anche suonare. Siamo venuti per disturbare o fare danni, siamo solo curiosi. Sei tu? Sei tu? Ero il faretto che Ah, dicevamo, ok. sì. C'era la guerra, suonavano le sirene, si correva tutti qua dentro, si produceva polvere da sparo. Allora, c'è da risentire quella voce femminile, eh? Ma che a te risulta che lavorassero donne anche qui? Assolutamente, la maggior parte erano donne, perché? Ah, ecco. Perché le donne avevano le dita più piccole Ah, e è vero, me quindi l'hai raccontato anche nel erano documentario, sì. molto più Giusto, giusto. predisposte, diciamo, a confezionare candelotti. Sì, Quindi sì. scusate ragazzi, ma l'ha detto Davide nel suo documento iniziale nel video, ma era sfuggito quel particolare, sì, è vero. Quindi caspita, allora se la voce per caso è femminile ha tutto il suo perché. Certo. Ma diciamo, questa è una piccolissima parte, abbiamo tante altre cose da vedere. Speriamo solo un po' nella vegetazione perché è veramente dura È dura, oggi muoversi. oggi è dura. Adesso ci interrompiamo perché dobbiamo passare nel bosco.
Ok ragazzi, adesso io sono con una videocamera termica e vediamo se in questo rifugio si vede qualcosa. Ovviamente qui non c'è Davide alle mie spalle, quindi per il momento questo colore sta a significare che non c'è niente che emani calore. Se io punto su Davide, vedete che... Ecco, vedete che emana calore, quindi là è rosso però, guarda, lo vedi? Là è rosso, prova a spegnere la torcia, o meglio, buttarla indietro. Sì, sono già indietro. Ah, allora è rosso là. È Provo interessante, ad avvicinarmi col K2, vediamo. eh? Però becco te dopo. No, è vedere Ah, se si però avvicina. guarda, è rosso, sulla cornice della porta. Sì. Lì non c'è calore perché si Ah, apre. assolutamente, fa un freddo cane, ragazzi, qua dentro. Adesso becco Davide, ovviamente. Ok, vediamo di qua. È rosso anche là, guarda, all'ingresso. In basso a sinistra quel rosso Guarda importante. com'è rosso, guarda. Sì, è una massa Ma questo cos'è, scusa? Lo zaino? Lo zaino? ma cos'hai? Boh, non lo so. C'è una videocamera portatile, magari comunque un minimo di calore lo emana. Però lì è tutto rosso, ragazzi. Guardate, più mi avvicino. Poi Guarda, dove guarda, guarda, che roba. Ma che roba. intorno. Nella cornice, forse l'apertura tu dici entra un Un po' di bagliore che calore. poi, voglio dire, non ce n'è qua di calore, però C'è qualcuno qui con noi? C'è qualcuno? Se sì, può avvicinarsi a questo strumento che ho in mano con la luce verde? Madonna, ma com'è rosso, è fuoco anche qua, guarda. Sì, ma più che altro lì intorno alla porta. Adesso è tutto rosso. Ragazzi, adesso è interessante. Sì. Decisamente. Adesso qui è rosso ancora un po', è sempre qui, è anche qui sui lati del muro. Verificheremo. Ok ragazzi, siamo usciti da quella specie di piccolo tunnel che andava poi nel rifugio. Cose interessanti, avete visto, la termica ha dato non pochi risultati perché dava tutto rosso in una parte. A me è sembrata di sentire una voce femminile ed è più che giustificabile perché, come abbiamo ricordato, qui hanno lavorato molte donne. E quindi se fosse che l'abbiamo sentita e non è stato un abbaglio, beh, non ci sarebbe niente di strano. Allora, dove siamo, Davide, qui? Allora, qui siamo in uno dei laboratori, questi qua si chiamavano laboratori di preconcentrazione, ed erano dei laboratori dove miscelavano e lavoravano le sostanze chimiche per creare le basi per gli esplosivi. E Certo. quindi anche questo è un Vabbè, locale molto qui vissuto, direi di sì. e vediamo un attimino con gli strumenti se viene fuori qualcosa, ecco. Sì, ragazzi, ha tutta l'area di un'esplorazione industriale, questa però, come Davide ha detto, abbiamo detto più riprese, qui ci sono morte un sacco di persone, quindi è vero che è un'esplorazione industriale, però è anche vero che non ci facevano i biscotti, No, quindi no. ovviamente le persone che lavoravano qui ci hanno lasciato veramente E le come dicevamo prima, di alcune abbiamo traccia, nel senso magari delle morti un po' più recenti, penne. Sì. si trova traccia sugli archivi storici dei quotidiani, ma sicuramente all'inizio delle operazioni, quando è stata creata questa parte di stabilimento, 1936 e quant'altro, Sì. non tutti i
le persone che morivano qui sul Venivano lavoro segnalate. venivano Certo. segnalate e la situazione era molto Sì, molto diversa. purtroppo era una routine, Siamo ecco. quasi a 100 anni fa, Sì, quindi. purtroppo era una cosa all'ordine del Esatto, giorno era una e cosa non all'ordine faceva del più giorno. notizie ormai. Esatto. Vabbè, proviamo a vedere se qua abbiamo segnali di qualche tipo e poi ci spostiamo anche Nell'altra parte. nell'altra parte. Allora, iniziamo a scendere nella fossa. Abbiamo passato gli strumenti a corrado. Sì, c'è stato un cambio operatore. Brilla. Ah, bene. Qual è questo? Ha no. brillato, No, no, non dovrebbe. È un attacca. Ok. C'è qualcuno qui con noi? No, qui. Guardate. Ha brillato fino al secondo, okay. alla seconda luce. Boh. C'è qualcuno qui con noi? Ragazzi, guardate dove siamo, quindi. Sembra di essere ad Haiti. Vegetazione allo stato puro. C'è qualche presenza qui? Qualche persona che è rimasta in questo posto e purtroppo ha perso la vita? Se sì, abbiamo questo strumento in mano nero e anche quest'altro. Questo suona e questo no, però possono entrambi illuminarsi. Oppure lasciar detto qualcosa. Tra l'altro abbiamo sentito il rumore all'inizio, era là, era nella stanza di fronte a questa. Andiamo vicino al quadro elettrico. Di una volta. Attenzione qui al canale. Occhio a terra sì, perché sì. abbiamo un canale. Eccolo qua. Tutta la sua bella parte. Sì. Ce la fai? Sì, mi metto qua sopra così ti riprendo. C'è qualcuno qui? Un attimino lì all'ingresso. Proprio un istante. Non mai ripreso, no? No, non eravamo ancora. Ok. Allora. Ragazzi, alle spalle di Davide c'è la struttura che abbiamo raggiunto come primo step dell'esplorazione. Ed è qui che, entrando dalla porta di destra, se non erro Davide, sì, esatto. quel passaggio di destra, appena entrati ci ha accolto un bel rumore che non so da dove caspita è provenuto, perché o è caduto un sasso o qualcosa, ma qua... Proviamo a rientrare, vediamo... Proviamo a rientrare, abbiamo gli strumenti in mano, quindi... Vediamo che cosa siamo succede. Adesso siamo attrezzati per registrare, prima, ripeto, avevamo tutto ancora negli zainetti, quindi... Possiamo andare diretti dritti lì? Là. Sì, sì. Così vedete anche un po' com'è la situazione. Qui è una parte ancora abbastanza gestibile, ma siamo completamente in mezzo alla vegetazione. E come dice Corrado, le zanzare ce n'è una quantità veramente impressionante. Allora, rientriamo in quella che era la centrale termica. Tra l'altro, per gli amanti dell'Urbex, mi sa che è anche la più affascinante questa. Sì, è molto particolare. Facciamo solo un piccolo dettaglio di queste luci qua sopra. Guardate che roba. Basta, dettaglio Urbex. Adesso passiamo alla parte di indagine. È molto, sì. Sì. Però c'è da dire che è esplorazione urbana ma con un risvolto assolutamente brutto perché come sì. ripeto ci hanno lasciato le penne le persone qui, quindi
Ecco, il rumore proveniva da lì, mi sembra. Noi eravamo qua, l'abbiamo sentito là. Direi di provare ad avvicinarci qui, anche se non è scontato che se è successo qualcosa prima debba risuccedere. Vuol dire che c'è una tacca? Ah sì, c'è segnale, sì. C'è qualcosa qua. Riprendiamo l'RF. Perché questo RF io non lo conosco, ragazzi. Di sì, Davide. Sì. Condizioni normali non ci sono. Esatto, mettiamoci magari un po' più all'ombra. Aspetta solo, non va a fuoco, ci siamo. Ok, così c'è qualcosa siamo. Qua. Qualcosa c'è. C'è qualcuno qui con noi? Se c'è qualcuno può avvicinarsi agli strumenti che ho in mano io? Prima abbiamo sentito un rumore piuttosto forte provenire da là, da sinistra. È curioso che ci sia quell'attacca perché sì. Fino adesso è stato senza, sì, senza alcuna che barretta non accesa. Si muove. Ma abbiamo visto che delle volte. Non è detto che vadano esatto, insieme. Non è detto che vadano insieme. Come abbiamo detto prima, noi sappiamo che qui è stato un posto molto particolare perché chi lavorava qua spesso purtroppo una goccia forse. Ah beh. Una suonata proprio così. Porca vacca. Sono fin spaventato. Ma c'è qualcuno qui? Ma poi un impulso solo, cioè quello che è strano. Assurdo. C'è qualcuno qui con noi? Ma questa zona da subito ci aveva. Ma in contemporanea anche il rumore che è sicuramente sì. Una goccia però. Sì, eh? Sì. Però in contemporanea. C'è qualcuno qui con noi? Vi stavo raccontando la storia di questo posto, cioè stavo ricordando che cosa succedeva qui quando ha suonato. E dicevo, qui sappiamo che si producevano esplosivi e quindi molto spesso purtroppo qualcuno non tornava a casa la sera, nel senso che purtroppo qui si moriva anche. Sì. E c'è qualcuno che ha subito questa sorte, quindi. Però sempre qui dove abbiamo sentito rumore là e dove abbiamo sentito qua che però effettivamente può essere stata una goccia. Certo. Però sempre qui. Se c'è qualcuno può fare un rumore come prima o passare accanto agli strumenti che ci sono sulla finestra, come prima, abbiamo sentito suonare. C'è qualcuno che può avvicinarsi a questi strumenti? Con le lucine? Come avete fatto prima che ha suonato? Ma il K2 no, è fermo? Mi sembra sia stato fermo. Però l'RF suona quando il segnale arriva oltre una certa soglia, non suona subito. Deve arrivare all'arancione barra al rosso, quindi vuol dire che c'è stato proprio un impulso fortissimo. È stranissimo, ragazzi, questa cosa. Che qui veramente non c'è nulla. Nulla del nulla. L'unica cosa che si sente è un po' d'aria. Basta. Sì, adesso c'è un po' d'aria. Questo non. Se c'è qualcuno potete ripassare vicino a questi strumenti, qua sulla finestra.
stato un rumore cupo. Come? Ho sentito un rumore cupo, un boom. Sì. C'è una strana sensazione. Qui sì. È particolare qua. Mi sembra, se avete visto, seguito il canale nell'indagine dello scorso anno, siamo andati io e Vara alla Cava della Luna. Sì. Che è questo dinamitificio, no, facevano il marmo. Ma è una cava, sì. Una cava di marmo, sì. E tra l'altro c'era la bocca da dove si vedeva poi il cielo, che era impressionante, perché me lo ricordo un po' questo punto. Non tanto la bocca, perché quello era... Certo. Una questione proprio di tipo naturale, ma certo. Prima era un posto molto simile. Ecco, qui l'unica cosa che potremmo sentire, perché mi era capitato, ci sono dalla parte di là tre serrande di metallo che, se c'è l'aria, si muovono, ma fanno un rumore proprio metallico. Okay. Non è un rumore come quello che ho sentito prima. Ma comunque dobbiamo sentire tutto, ragazzi, sì. Perché la voce giù, ricordiamo che l'ho sentita chiara, poi magari... Ah, c'è l'RF che sta brillando comunque. Avvicinati un pochino di più, fallo suonare se riesci. Tocca l'antenna che c'è sopra con lo strumento. Però brilla. Sì, sì. Pochissimo, però brilla. Fa specie che prima addirittura suonato. Sì. Il fatto che abbia suonato vuol dire che c'è stato per un attimo proprio un... Perché non se ne deve spostare un po'. Cambiare posizione, se cambia qualcosa. Se c'è qualcuno, si avvicini allo strumento che adesso sta brillando leggermente. Se ci si avvicina un po' di più può suonare o brillare un po' più forte. E poi c'è sto RF che è ancora lì. Che RF sta ballando comunque. Sì. E quello che dicevamo anche prima, ragazzi, siamo veramente in un posto dove fai un giro con la videocamera e fai vedere dove siamo, quindi. E oltre al capannone, cioè il problema è che fuori c'è solo piante, siamo in un parco, siamo proprio in un parco con niente attorno nell'arco di chilometri, quindi... Mi sta continuando a brillare. Sì. Io proverei a sto punto magari andare verso la parte lì della centrale, che è una parte ancora un po' più inquietante, forse perché è un po' buia, magari siamo noi che ci siamo un po' fatti intimorire dall'ambientazione, però... Proverei. Allora andiamo giù per di qua. Sì, qua è abbastanza inquietante. Sì, cercheremo di stare nella parte un po' più illuminata per quanto possibile. Questo brilla ancora. Guarda, brilla ancora. Non da tregua, poco ma brillo. È particolare perché vi dico, se ci sono dei posti dove siamo sicuri che non ci possano essere, dove non ci possa essere inquinamento elettromagnetico, è proprio qui. Adesso non brilla più. Adesso sì, ha brillato il K2. Anche il K2. Si sta vicino Davide, che qui, guarda. No, sì. Qui ogni tanto fa sempre... Qui ha brillato il K2. Allora, è fuori fuoco, adesso è andata a fuoco, ma è rimasta fuori allora, fuoco. Allora, questo ha smesso di brillare, quando ha smesso ha attaccato quello lì. Quindi comunque guarda, c'è qualcosa. Brilla. Sì. Proviamo magari a appoggiarlo ancora. Guarda, lì c'è quella sorta di ponticello che possiamo sfruttare. Ok. Questo brilla? Sì, l'RF continua. E anche di due tacche. C'è qualcuno qui?
Guarda, però si è, ha dato proprio domanda. Una risposta, sì. Se c'è qualcuno può toccare con più insistenza quello strumento, può arrivare a suonare come ha suonato prima quando eravamo in quell'altro edificio, oppure fare un rumore forte, oppure quell'altro strumento che c'è accanto, giusto? Adesso hai tre strumenti lì vicino. Quando smetterà di brillare la pallina, potrai toccarla tu per farla ribrillare. Ecco. Cioè l'RF brilla ancora. Sì. RF l'abbiamo tarato all'avvio dell'indagine. Sì. E come lo tariamo sempre, quindi se brilla perché c'è comunque un'anomalia. Esatto. Immagini saranno un po' traballanti in alcuni punti, ma stiamo camminando sulle macerie. Mi sa che sta anche venendo un po' tempo qua. Ah, porca miseria. Il rovo. Cioè, fai vedere dove siamo, Davide, perché poi uno può pensare, sì, hanno le case dietro. No, attenzione, qui siamo in dinamitificio che, come vi dicevamo, è protetto da proprio delle colline naturali, quindi siamo sotto una collina. Ah, addirittura hanno piazzato là una trappola per gli animali. Si vede che vogliono verificare la presenza di un certo tipo di animale, non sappiamo quale. Vabbè, poi magari c'è scritto, ma siamo qui per fare altro. Guardate qui dei pezzi di... questo tipo condotto di aerazione, sì. Sembra. Ancora ragazzi, Davide che fa esplorazioni di questo tipo sul suo canale, quindi se volete maggiori informazioni in merito a posti così, visitate il suo canale, perché... E abbiamo sì tre video che parlano di questo posto, esatto. Diviso in tre puntate. Quindi noi siamo e loro sono, e lui è gli sponsor di entrambi i canali. Sì, sì. Ma cresce, oggi siamo qui... Se cresce lui è come se crescessimo anche noi. Oggi siamo qui per la versione indagine. In versione Signal Hunters, perché ci sono dei posti che possono trasmettere delle emozioni a vederli, però a volte trasmettono qualcosa di più che delle emozioni, sì, ci danno proprio dei segnali. Qua i segnali ci sono stati, non tanti, però... E noi siamo dei cacciatori di segnali. Esatto, e tra parentesi bisogna appunto verificare anche la termica, perché sì. Quella lì è stata sì. Tosta. Cioè, come si spiega che lì si illuminava di rosso sui bordi della porta, cioè, lì oltretutto c'erano 10 gradi in meno che qua. Rumore forte. Ah, RF. Appena dico rumore forte, brilla. È già la quarta volta, ragazzi, eh? Ho sentito un rumore di sopra. Ah, ecco, ha proprio suonato. La cosa anomala è che ha suonato, cioè proprio... Appena lo dico. E non suona con segnale basso l'RF, vuol dire che c'è qualcosa che è arrivato proprio vicino vicino vicino. Appena, guarda anche il K2. Ah, ecco. Ha fatto una... Sì, sì, ma l'RF poi sta continuando proprio... Appena dico che c'è un rumore suona. È vero, anche prima ha fatto esattamente la stessa cosa. Sì. Ma c'è qualcuno qui? Può fare un rumore o ripassare davanti allo strumento? Guarda. Caspita, interessante. Ma sempre quando il rumore è venuto da su. Ora non chiedetemi se è un animale, questo non lo so.
No, ma animali qui se ci Ma sono infatti. animali grossi, fanno dei rumori. A me è capitato di trovare un cerbiatto qua dentro e comunque si sente anche solo quando si Ma muove, certo. fa dei rumori molto Ma questo grossi, forti. sembrava un rumore di qualcosa che cadeva. Sì. È come prima. Ah, questo invece è un animaletto. Questo è un cerbiatto, secondo me. Eccolo lì, guarda, là. È una capra. Ah, è una capretta? La solita. Eccola Una capretta scura. lì. È lei, è l'abitante di questo Ok. posto. L'ho già trovata diverse volte. Ok, quindi questo fa capire che sappiamo riconoscere Certo, i rumori abbiamo che detto sono. subito, abbiamo sentito quattro passi, proprio tu tu tu, e abbiamo detto questo è un animale. Beh, per forza. Allora, qui accenderei solo la luce. Sì. Ok ragazzi, noi siamo arrivati nell'ultimo posto che è visitabile perché molti lo sarebbero, ma sono inghiottiti dai rovi, dalla natura e sono praticamente inaccessibili. Stiamo cominciando anche a pensare di lasciare il posto, sia perché abbiamo finito, ma anche perché sta arrivando il temporale, ragazzi, quindi ce la becchiamo tutta qua e dobbiamo fare un sacco di strada in mezzo ai rovi però proviamo a fare l'ultimo giro qua, che questo è, Davide, hai detto? Qua mi dà l'idea, essendoci queste saracinesche eccetera, dei posti dove i camion caricavano e Ah, giusto. scaricavano la roba, però è da vedere, perché qui c'è un grosso condotto che portava acqua Sì, è forse, vero. quindi non so francamente che cosa È vero, potessero fare è vero. Tu guarda come sta cambiando qua. Il clima, tempo. no, ma come sta cambiando anche il posto. Sì, Sta venendo buio, sta diventando buio e. sta venendo anche freddo. È parecchio horror adesso. Sì, anche con il piccione morto ancora più horror. Sì. Pennuto. Proviamo a fare l'ultima domanda Sì. C'è e qualcuno qui con noi? abbiamo sentito diversi rumori e abbiamo visto i nostri strumenti brillare. Se volete lasciarci l'ultimo segnale di voi, noi stiamo andando via. Siamo solo venuti a curiosare e a vedere se è rimasto qualcosa di questo posto di attivo, se c'è qualcuno che è rimasto qui. Se volete farcelo capire, avvicinatevi agli strumenti che manda il mio amico. Questo rumore sotto, ragazzi, è il vento, perché si è alzato un vento piuttosto forte. C'è qualcuno qui con noi che vuole lasciarci un messaggio? Apri la. Caspita, ha suonato addirittura. Grazie. Grazie, grazie Gira il di questo K2. saluto. Noi stiamo per andare via, volevamo salutare se qualcuno è rimasto qua e sapere che racconteremo la storia di quello che è successo qua dentro con il video che stiamo facendo affinché la gente si ricordi di chi ha lavorato qua e ha perso la vita. Lo prendiamo. Caspita, porca Ragazzi, miseria. ripeto, siamo nel nulla, Porteremo la testimonianza di cosa è successo qui, in modo tale che la gente possa ricordare che in questo dinamitificio, il più importante d'Europa, degli inizi del Novecento, qualcuno di voi, ecco, Mi sta andando fuori fuoco comunque. qualcuno di voi ha perso la vita. Noi lo prendiamo come un saluto Esatto.
questo che ci avete fatto e vi ringraziamo. Vi lasciamo qui. Speriamo di non aver disturbato. Esatto. E se potete trovare la pace in qualche modo, cercatela e trovatela. Noi non siamo in grado di potervela indicare, la strada. E vi lasciamo tranquilli adesso. A presto. Ciao, a presto. Bene ragazzi, abbiamo finito l'indagine, siamo stati graziati perché guardate il tempo, sta venendo veramente il temporalone che ormai ci perseguita da marzo fino ad oggi più o meno. Arriverà fino a giugno magari. Arriverà fino a giugno, quindi insomma è stata un'indagine interessantissima con diversi riscontri, soprattutto il finale è stato eclatante perché l'RF ha dato segnali quasi a domanda. Ha iniziato a illuminarsi e non la smetteva più. Esatto, e poi abbiamo sentito quella voce che ovviamente mentre state guardando il video l'avete già vista, io però ancora non l'ho sentita perché siamo ancora in macchina. E a me è sembrata una voce femminile, però adesso strada facendo, mentre tornavamo giù dal dinamitificio, io ho detto a Davide, guarda, magari nel sederti tu sul termosifono dove ti eri seduto, insomma, hai prodotto un rumore con i pantaloni, non lo so, però a me effettivamente è sembrata una voce femminile. Adesso verificheremo, nel caso fosse ve lo metteremo in replay. E poi niente, poi ha brillato diverse volte il K2 e l'RF, rumori quasi in contemporanea con il brillio degli strumenti, quindi insomma è un posto che ci ha lasciato parecchio. Forse più volte, se non ricordo male, quando si iniziava a raccontare la storia, si diceva qua si produceva l'esplosivo, la gente moriva, eccetera, in quelle occasioni ha sempre brillato. Bravo, sì, proprio in quel momento lì, quando facevamo domande un po' più mirate o addirittura si sentivano dei rumori, ecco, all'ascoltare del rumore brillava. L'RF. Quindi queste sono cose che ti lasciano un po'. E anche alla fine abbiamo salutato dicendo racconteremo la vostra storia, racconteremo di voi che siete morti in questo posto sul lavoro. È andato a fondo scala e continuava a suonare. Esattamente, proprio a fondo scala è arrivato. Sì, sì. Va bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, noi abbiamo fatto, e solo per questo ci dovete mettere tantissimi like, abbiamo attraversato la foresta amazzonica per arrivare là. Siamo pieni di zanzare, tagli, graffi, sudati come Rocky Balboa dopo un incontro di box. E adesso, se Dio vuole, andiamo a mangiarci qualcosa di caldo e buono. Sì, tanto buono. Ok, allora alla prossima avventura. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao ciao!